Ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Horizon Forbidden West. Ho segnato una missione, dobbiamo fare, anzi una commissione secondaria. L'episodio scorso abbiamo battuto veramente con fatica l'indomabile. È stata veramente una missione durissima, quella delle arene. Qua ci abbiamo le scimmie, va bene. Aspetta, mi sto dirigendo appunto verso sto villaggio. Ok. Che non abbiamo ancora scoperto. Ok, qua un po' falò, va bene. Un po' di squarciavento, però ok, non ci sentono. Entro nel villaggio, dai, dai, dai che mi perdo di vista. Ok, ok. Ma qua io comunque mi sono potenziato, però un'occhiata devi essere orgoglioso. Ai negozi segna marea. Possano le nostre lame colpire. Soldato. Oh, smettetela di cercarmi. Qua sicuramente smetteranno. Questo è il nostro baule. Ah, lei, aspetta. Ma come mai aveva bisogno di l'input? Straniera. Ok. Va a vedere cos'ha. Lanciatrappole scoppia luce. Guanto lacerante spaccacciaio. La madonna. Qua. Cantamorte Utaro. Inafferrabile. Limite massimo trappole. Smantellatrice. Risparmiatrice. Durata cibo. Vabbè. Nulla di... Oddio, questo magari... ne prendo... To, 5, che poi sono 6. Magari possono tornare utili. E vendo, ok, ho degli oggetti da vendere, molto bene. Ok, vuoi comprare qualcosa? Va bene, no, cioè ho già preso. Qua c'è Batosta, vabbè, poi lo completerò io quando mi girerà. Questo è quello delle pozioni e qui c'è il cuoco, va bene. Adesso dobbiamo parlare. Anche gli stranieri hanno capito che Regalla è una traditrice. Ma dov'è di qua? Ma è giù. Ah, ma è giù di qua. Hai detto che non hanno navigabilità? Siccome non sei mai... Chi sono questi predoni di cui parli? Dei seguaci di Regalla sono stati inseguiti fin qui. Hanno combattuto duro. Tutti, tranne un gruppo. Che è fuggito e ha assaltato Segnamarea. E poi si è diretto a ovest via mare. I predoni sono fuggiti in mare. Pensiamo che l'assalto servisse a questo. Hanno creato una barca piatta, fatta di assi di legno. Una zattera? Io non ci salirei neanche morta. Ma era quello il piano dei predoni. Uccidere le nostre guardie, rubare scorte e salpare verso ovest. Sei preoccupata che ritornino? Le scorte non dureranno per sempre. Ed erano pronti a uccidere per ottenerle. La gente vuole giustizia e non potrà averne finché non li avremo trovati. Se davvero hanno preso il largo, non saprei come inseguirli. Temo che siano fuggiti. Per ora. Come? È una missione che rimane in attesa, forse? Eh sì. Come quest'altra. Forse... No, ma in teoria controlliamo. Ah, magari sono andati qua. Sono andati qui, ecco perché non possiamo farla. È una zona inaccessibile quella, quindi questa niente. Vabbè, questa rimane in sospeso. Allora c'è l'altra. Aspetta, c'era un'altra. Una caccia indimenticabile. Le macchine stanno tormentando un villaggio del clan del cielo. Qualcuno deve aiutarli. Magari dai, facciamo questa... Che alla fine è l'unica, no, questi gli incarichi li ho creati io.
Questa stiamo aspettando Zo. Vabbè, aspetta e spero. Ok. Sì, magari facciamo questa e poi andiamo da Demetra, va. Comunque mi serve no, ciao. C'ero lì e non l'ho attivata. Qua, ecco. Mi serve un falò. Ok. Vediamo se anche questa qua è da... Ma qua c'è un'arena? Sì, però non è segnata tra le varie arene, quindi boh. Aspetta, il falò io non lo vedo mai. Qui. Qui. Ma... Sti input. Se non appare l'input, anche se sei in zona... questa era qua che inizialmente mi è stata assegnata come punto esclamativo, però il falò più vicino qui non c'è, è questo? Eh sì, poi devo seguire la via. O questo è il falò più vicino, ok. Quelle nubi erano cariche di neve. C'è un Tremorzan che è... Ah, è il sole, madonna. Ok, devo seguire qua. Questo è un Cornaguzzi. No, ah no, è un spinocchio. Mi lasci stare. Sto facendo... vieni anche tu di qua. Immagino che dopo Demetra, secondo me, accade qualcosa, Visto che le prime tre missioni principali erano Poseidone, Etere e Demetra, secondo me... avanziamo in maniera importante ovviamente nella trama, magari sblocchiamo anche cose, cioè nuove missioni secondarie eccetera. Vediamo anche qui, va a vedere il tizio. Vabbè, questa roba arco di precisione inclemente ormai è roba un po' sorpassata e va bene. Questa è l'occasione per comprare merce di prima qualità. Qui c'è... Che è questo? Il cuoco. E di qua... Che è quello delle pozioni, va bene. Con chi devo parlare? Con lui? Straniera. Possiamo parlare? Sì. Sono Ikkota. Aloy, vero? Dicono che hai scacciato Regalla dal Coldroot. Al mio villaggio serve il tuo aiuto. La mia gente ha sempre recuperato parti utili dai cumuli di macchine nella foresta a ovest, ma ora è infestata da altre macchine. Di sicuro degli squarciavento. E anche qualcosa di peggio, pare. In passato avrei chiesto al maresciallo Ceccata di aiutarmi ad abbatterle, ma è morto a luce arida. Ora sono solo e senza soldati esperti. Cosa ne dici? Cacciamo? Sì, perché no? Strano. Ceccata diceva la stessa cosa allo stesso modo. Un buon auspicio, credo. Vediamoci ai confini della foresta a ovest. Cacceremo. Sarà bello insieme. T'ho appena conosciuto, però. Si sta allargando un po' troppo, sto tizio. Comunque, facciamo così. Si scende! Facciamo prima. Ah sì, qua dove c'era il collo lungo.
forse potevo usare... Ah, ma sì, ma fine c'era il falò qui, vabbè. Pensavo che era da tutt'altra parte. Viaggio rapido e... più rapido di quello. Qui avevamo gli inseguitori e vabbè, passiamo in mezzo. Siamo in mezzo, se no... L'odore della piaga non è... grazie. Perché tanto avevo già un pochino meno di vita, però... Lui è già arrivato. Ecco, si va a caccia di macchine. Aloy, felice di vederti. Siamo vicini a dove la mia gente cercava materiali e alle macchine ostili. Seguimi pure. Fa strada. Sì, ma per voi è più comodo andare dalla parte opposta che qua, scendere a valle. Insomma. Vabbè. Ho cacciato in questa foresta fin da piccolo. Durante la guerra tra i clan, io e Ceccata l'abbiamo protetta dai balustri. Una delle poche battaglie che Carro abbia perso. Ma Ceccata non era un maresciallo? Sì. Col tempo ha imparato a onorare il sogno di Carro e si è offerto volontario per il primo Kurrut. Mi ha intristito vederlo lasciare il clan per servire il capo. Ma tornava spesso ed era sempre un piacere ritrovarlo. Ecco le macchine. Ho i dati per l'override delle vedette occhiose. La tua abilità è leggendaria. Seguirò i tuoi ordini. Allora sta lì. Attenta però, potrebbero essercene altre. D'accordo. Sta lì. Hop. Ma... scusi. Ah, ecco, ok, dicevo. Vabbè. Stia buono. Questo è l'arcapode. Là c'è uno squarciavento. Vieni qui, vieni qui. Allora vediamo se riesco a farti un bel colpo critico, va. Volevo bere. Ecco lì lì. Ma no, ma come? A parte che non se n'è accorto, ma... Per la caccia! Ecco. Ottimo. Bello elettrizzato. Ok. Munizioni per te. Ce ne sono altre in arrivo! La caccia non è ancora finita! Sparciavento. Yeah, non si capisce niente, oh, aspetta. No. Vabbè, non riesco a prenderglielo. Qualunque parte sia. Forse la zampetta. La lama risolve tutto. Francamente non ho neanche guardato, ma... No, squarciavento acido... Ah, è debole contro il fulmine, però... Non abbiamo robe... fulmine... Ehi! Senti, se no usiamo il solito ghiaccio... No? Ok, l'ho preso... E di congelarti per bene. Ecco, bravo, torna lì. Ecco, io farei... ...114. Vabbè, poi risparmiamo un attimo. Ecco. Mi ha dato le munizioni?
Aspetta, mica è finita. Ok. Qua sotto ce n'è una. No. La mia lama vi distruggerà. Sta buono. Dov'è? Ho fatto. Aspetta. Dai. Mi si è spostato. Ecco. No. Aspetta, il mastino. No! Mi tocca difendere. Il mastino era debole al ghiaccio. Se non sbaglio. Senza munizioni. Oppa. Vediamo, vediamo. Forse sta salendo abbastanza. Dammi qua. Si è congelato. Si è scongelato. Vieni qua. Ok. Occhio. Aspetta che mi allontano. Adesso. No. No, mi ha travolto in pieno. Gira, bravo. No. Ma le macchine non sanguinano. Vai. Il mastino è morto. Ragazzi, che cazzo. Vabbè. Aspetta che raccolgo, mi servono i muscoli qui di macchina. Ah, c'era il lanciamine. Vabbè, fa niente. No, questo avevo già raccolto. Ok, qui. Corde fulminanti, me la lanciate lui. Comodo averne di scorta. Basta? Sì. Dimmi. Combatti bene. Meglio di un maresciallo. E meglio di Ceccata. Voi due eravate più che amici? Sì. Ogni volta che partiva sentivo una fitta al cuore. E ora lui non c'è più. Era importante. Mi dispiace, Ikota. Tranquilla. Hai aiutato il villaggio e dato conforto a un vecchio soldato. Ecco a te. Lo meriti. Sei giovane e forte, farai strada. Ma prima o poi potresti tornare per cacciare ancora. Sì, perché no? Vabbè, questa è una missione abbastanza banale. Dimenticabile, non credo. Non credo proprio. Tre punti. Allora, abbiamo detto qui. Tre punti. Ah, questo. To. Ok. Quindi qua siamo a posto. È pittura facciale al lanciamino. Ok, sbloccata. Andiamo al falò e andiamo da Demetra, va. Andiamo avanti. Mi sa che siamo molto più forti rispetto al livello della trama principale, ma fa niente. Va bene.
Ok, allora le mettere qui. Ah, beh, alla fine siamo comunque vicini. Allora andiamo a piedi. Sì, non siamo molto distanti. Sì, tanto vale andare a piedi perché lo squarciavento non è così veloce. Ma anche avessi avuto lo scavazzanna, qua è appunto, non è in piano. Ora che attraversiamo qua la foresta, faccio prima a piedi. La posizione che Gaia mi ha dato per Demetra è qui vicino. Questa è la struttura. Ci sono delle rovine qui. Non passa. Ma c'è una barriera invisibile. Ma scusi, mi fa passare? No, neanche. Scusi. Di qua? Siamo di qua. Sì. Cos'è successo qui? Oh. Sono tutti Tenakt. Qualcuno è riuscito a sconfiggerne un'intera squadra. Vabbè, se fosse... Una cosa è certa. Qui non sono sola. Uno degli zeni, direi. Non sarebbe così sorprendente. Vedo luci in quelle rovine. Starò attenta. Diamine! Smettetela! Non voglio combattere! La selvaggia è bloccata! Andiamo! Sono... Va bene, chiunque siano quelli, siamo partiti col piede sbagliato. Sono più corazzati Devo del normale. Per entrare nelle rovine. E ciao. Aspetta. Ma che? No. Sì, vabbè, dovresti essere morto da subito. Ma che danno? Vabbè. Ok, poi abbiamo, vediamo. Fermo. Ho preso l'armatura. Ma sono... A parte che... Ma questo cos'è? Aspetta. Senapal. Ah sì, Napalm, sì. Pampa, vabbè. Ok. Lui sta lì, cioè, sta andando a fuoco, ma se ne frega. Se mi conviene. Ok, vedi, sapevo che li avrei shottati in testa, però non è un arco di precisione. Questo. Beh, eccolo lì a testolina. Faccia vedere. Non la vedo più. Ah, è sempre lì. Eh no, è giù, su. Ah, mi ha perso di vista. Cioè, lanciano cose, toh. Magari vai a fuoco. Purtroppo no. Sta fermo. Vabbè. Senti. Eccoti qua. Oh, l'ho aperto. Certo che non può passare. Uccidetela. Non può passare. C'era scritto soldato Quen, ma comincia la caccia. D'accordo. Non ha preso. Lunga vita ai Quen. Quen. Ha bisogno di aiuto. Io conosco. Non può passare. Uccidetela. Segno Quen Geralt, ma ferma, dove sei, selvaggia? Okay, tu cosa sei? Scusa.
Uccidete la nativa! Aspetta, qua. Questa gente. E perché sono così aggressivi? Devo recuperare Demetra prima che ne arrivino altri. Secondo Gaia, dovrebbe essere in queste rovine. Che rovine erano? Adesso guardiamo. Non molte risorse. E... ah, ok. Addirittura. Roba di valore qua. Nessun'altra. Ah, qua. La scarpa è andare su, ma... ah. Dritto nella scorta. Dove segna? Segna di qua, aspetta. Ok, dall'alto mi posso buttare. Ok. Fas Biotech. Ah. La serra. Questo sembra un antico palazzo di uffici. Sì, questo edificio della Faro. Fas era Faro Automated Solution, mi pare. Centro di ricerca biotecnologico della Faro Automated Solutions. Esatto. Agrotecnologie, bonifica ambientale, gestione dei rifiuti organici. Per qualsiasi necessità, qui alla serra vi aiuteremo a risolvere i vostri problemi. Naturalmente. Un altro centro di ricerca Faro. Ma dice le solite cose? La serra. Sì, il ok. Prestigioso centro di ricerca biotecnologico. Bene. Della Faro Automated Solutions. Data core. Ah, il forse di metallo. Demetra è oltre quella porta. Peccato che i tralci blocchino il passaggio. Se non riesco a tagliarli, mi toccherà cercare un altro ingresso. E vuoi vedere che magari troviamo il modo di togliere sti fiori. Cos'è? Codice aberrante recuperato dalla sera della FAS. Vabbè. Qua. Ah, qui, ok. Ispezione. Ah, qui non c'è un passaggio. Ah, qui. Ok. Ah, ok, ha fatto lei. No, ma scusa. Più su di... ah, di qua. Una stanza senza uscita. Grandioso. Almeno c'è una console. Adesso vediamo. Qui abbiamo. Ok. Cos'è? Diario personale Tala Aquino, la serra. 4 settembre 2043. La scienza cerca di individuare schemi ricorrenti, di trovare ordine nel caos, e oggi questo è più vero che mai. Soprattutto qui, alla serra, tra i bot costruttori, i rottami disseminati ovunque dopo la tempesta della scorsa notte, le grida dei manifestanti che ignorano la natura del nostro lavoro. Tra tutto questo dobbiamo trovare un metodo. Per tutta la settimana ho visto numerosi volti perplessi uscire dai vertivoli.
Ho giurato ai miei datori di lavoro che dietro quelle espressioni stupefatte si nascondono le migliori menti del pianeta, capaci con le loro idee di nutrire un mondo affamato. Se agiremo in fretta. Se sapessimo quel che stiamo facendo, non si chiamerebbe ricerca. Albert Einstein. Così ci allontaniamo dalle rive del già noto e prendiamo il largo verso i profondi oceani del possibile, sapendo di dover trovare qualcosa prima che il mondo anneghi. Ma l'uomo alla nostra guida coglie la portata del lavoro che ci aspetta? Non c'è dubbio che Ted Faro sia un genio nel vendere assistenti robotici, ma comprende la scienza tanto bene quanto il marketing? Lui e i suoi consiglieri possono sondare i desideri del mondo tramite un'app di moda, ma con le loro scelte avranno il potere di condannare alla fame un milione di persone o l'oblio un'intera nazione. Faro ha capito che è necessario agire, ma ha davvero le qualità per essere il salvatore del mondo? Direi proprio di no. Direi proprio di no. Aspetta, così. E questo? Ho appena parlato con il comando US Robot. C'è poco tempo. Non ho potuto dire a Harris che forse la nostra cura è peggiore della malattia. Se Spira Adamantina funzionasse, dovremmo in ogni caso contenere la diffusione delle piante. Cavell ci sta lavorando alla stazione Test Edera. Ce la farà. Deve. Spira Adamantina. Un progetto segreto. Qui hanno creato i tralci e i fiori di metallo, quindi potrei trovare come distruggerli. Se arrivo alla stazione Test Edera. Come esco da qui? Ecco fatto. Grandioso. Ancora loro. Chiunque siano, mi vogliono morta. Starò attenta. Volevano forse, insomma, sanare l'ambiente, tipo accelerando la crescita delle piante, magari. Per questo ho detto che magari la cura è peggio della malattia. Visto che se le piante proliferano tantissimo, potrebbe essere un bel problema, no? Bene. Potrei eliminare quei soldati in silenzio. Dove sono? C'è una selvaggia nel complesso. Si muove qualcosa. Ha superato le sentinelle. Oppure no. Oppure no, m'han già visto. E allora, ciao. Aspetta. Ok, chi è rimasto? Dov'è? Periquen. L'ho preso. Perché forse è dietro. No, non l'ho preso semplicemente. Ciao, voi vi elimino forse prima così. Cosa? Non può passare! Uccidetela! Gli antenati mi guidano! Sì. Ecco. Ma non è stordito. Aspetta. Ehi. Chi è rimasto? No. Non ho più
figurati. Miriamo lì! Ah. Ecco, via il caschetto, sembra un casco. Per gli alterati! Ma sarà mica... Aia. Aspetta, che più colpi... Uccidiamola! Prendo... Sarà mica tipo... Aspetta. È un attimo. Non lo dico. Attenzione. Ok. Oh. Tipo... discepoli, no? Degli zeni, come gli hanno promesso. Sa che cosa. Ah, lì c'è. Ok, uno pesante. C'ha il caschetto. Non l'ho preso. Dobbiamo colpirla. Ferma, dove sei, selvaggia? Penso a te. Educazione, non ti leva. Non ti si leva sto cavolo di casco. Sì, ho ricevuto la botta, ma in realtà non mi ha fatto niente. Siamo forse deboli al plasma con questa armatura. Sale fin troppo in fretta. Può essere. E... no, aspetta. Dov'è? Aspetta. Ho ricevuto troppi colpi. Siete che prima non ne avevo ricevuti, forse. Quando è scoppiato. Beh, ci fa rifare da capo. Bene. Vabbè, aspetta un attimo. Potrei eliminare quei soldati in silenzio. A sto giro, magari. Non sapevo che arrivavano due, così. Non dicono nulla? E come faccio a eliminarli in silenzio se però questi si sparpagliano un attimo? C'è una selvaggia nel complesso. Ha superato le sentinelle. Trovatela, uccidetela e portate la sua testa al tenente. Tenente, vedi? L'approccio diplomatico è escluso. Usano termini, diciamo, moderni. Quindi sì, questi sono... o magari gli stessi Zenith, no? Che hanno... sì, beh, non penso siamo venuti in 5 da Sirio, no? E quindi magari sono quelli di grado inferiore, questi qua. Non so. Ecco, questo è andato. Si fanno chiamare Quen. Cioè, noi li chiamiamo Zeni, magari loro si chiamano Quen, no? Può essere. Detto quando torniamo, non ho capito dove. Chi è? Ci accoglieranno come eroi, capito? Attenzione. Vena. Sono sul bersaglio. Fatti sotto. Facciamogliela pagare. Ok. Aia. Non può passare, uccidetela! Attenzione a quello. Aia. Questo qua fa molto male. Preso. Hai visto, toglie tantissimo. Non mi devo far prendere da quelle cose al plasma. Aspetta. Questo qua. Ok. No. Guardalo lì. Senti, allora, se la metti così. Vediamo. Perché t'ho preso, eh? Stiamo distanti. Lui non ci arriva. Noi sì. Dov'è? Là. Ce l'ho preso bene. T'ho preso bene. Adesso hai metà vita.
straniera. Per gli antenati! Ho quasi shottato. Non può passare! Uccidetela! No. No, questo non mi devo far beccare, perché se mi becca siamo con la vita al massimo. No, l'albero. Ok. Mancava solo lui. Avrebbero fatto meglio a parlarne piuttosto che tentare di uccidermi. Maledetto, questo anche nella morte. Devo capire come uscire da qui. Allora, prima fammi raccogliere. Lancia bomba al plasma, fermo lì. Aveva solo frammenti. Questo aveva lo scorpione, tasca, forza deposito. Ok. Trappola esplosiva d'elite. Le frecce da caccia furiose sono ora disponibili per uno dei tuoi archi da caccia. Colpisci macchine o mai nemici con queste frecce per accumulare stato furia. Un bersaglio in questo stato attacca chiunque gli capiti a tiro, alleato o nemico che sia. Semina il panico dei tuoi avversari mettendoli gli uni contro gli altri. Ho capito, era la funzione che davano le frecce corruttive, se non erro, nel primo. Quelle verdi. Chissà, vabbè. Per uno dei miei archi non penso questi. Ok, qua c'è roba d'oro. Ok. Magari da quella porta. Mi arrendo. Faccio che vuoi. Non volevo affrontare i tuoi amici. Mi hanno attaccata. Se con la morte posso espiare l'infrazione. Non ti ucciderò, fidati. Voglio solo capire che succede. Infrazione? Dove hai preso il focus? Sono una dei prescelti. Iquen. Gli antenati hanno affidato il potere del focus solo a noi. L'occhio che rivela il lascito. Il lascito? Il lascito, la verità. È nelle tenebre e nei luoghi perduti, tra le antiche ceneri e gli scheletri del passato, che giace in attesa. Come divinatrice, è mio compito cercarlo, per il bene del mio popolo. Tu cerchi dati. Possiamo aiutarci. Ti chiami? Alva, seconda divinatrice della spedizione. Io Aloy. Direi di ricominciare. Ci fidiamo abbastanza in fretta della gente così. Ma come l'ha riconosciuto il focus con quella roba intorno? Vabbè. Non so chi siano i Quen. Veniamo da oltre il grande oceano. Non siamo mai stati qui. E perché siete venuti? Strani fenomeni devastano le nostre terre. Terribili tempeste, tremende siccità. I campi muoiono, patiamo la fame. Quando abbiamo cercato delle risposte, ci è stato rivelato che attraversando l'oceano fino ad Approdo avremmo trovato le conoscenze per salvare tutti. Ma queste conoscenze ancora ci sfuggono. Ma mica oltreoceano, quindi sono europei. Siamo in America in teoria. Siamo in America. Francisco e Las Vegas. Quindi voi chiamate questo posto Approdo dell'Ascito? No, Approdo è dove siamo arrivati, a ovest,
all'ombra della città sommersa, vicino al ponte. Dici San Francisco? Sì, hai confidenza con il lascito. Era un luogo di primaria importanza per gli antenati. Lì speravamo di apprendere i loro segreti, ma la porta rimane chiusa. Tuttavia, i dati che abbiamo scoperto ci hanno condotti fino a qui. È la nostra ultima speranza. Per poter salvare i vostri raccolti e la gente? Sì. Confidando nella generosità degli antenati. Allora sono stati i vostri antenati a donarvi quel focus? Sì. 13 divinatori se lo sono tramandato dalla sua scoperta tra le rovine nella nostra terra. Conosco i loro illustri nomi a memoria. Tu ne hai uno. I soldati là fuori invece no. Ognuno ha il proprio ruolo. I divinatori hanno il compito di studiare il lascito, interpretare la sapienza degli antenati per il bene di tutti e custodirla. Nessuno oltre ai divinatori sa usare il focus. Neppure la famiglia imperiale e di certo non i soldati. E quanti siete voi divinatori? Ad Approdo un piccolo gruppo, in patria qualche decina di più. Almeno credo. Solo i supervisori lo sanno e non è il mio ruolo. Quindi voi chiamate lascito i dati del passato? Sì, ciò che non è perduto o proibito. Che vuol dire? Tutto ciò che siamo capaci di leggere e che ci è permesso. Ho capito, più o meno. Fa niente, cosa ve ne fate dei dati? I più grandi segreti sono quelli che migliorano la vita di molti. Come badare ai raccolti, evitare le inondazioni o attraversare l'oceano. Tecnologia? È quello che cerco qui. Tecnologia che aiuti la mia patria. Ma non sanno nulla. Delle macchine, non hanno le macchine. I soldati mi hanno attaccata di punto in bianco. Perché? Il compito dei Quen è ricercare il lascito e difenderlo da tutti gli ignoranti. Non sto dicendo che tu lo sia, ma in patria altre tribù ci sono ostili e sapevamo che qui sarebbe stato lo stesso. Ve l'ha detto il vostro lascito? Il lascito è verità. Ma più volte è stato malinterpretato. Ah, ecco. Mi auguro che il tempo e la sapienza degli antenati ci guidino sulla strada giusta. Quindi non già. Lo spero anch'io. Forse non conoscono neanche gli Zenith, allora. Gli antenati, praticamente. Io invece cerco un posto chiamato Stazione Test Edera. Hai per caso trovato dati che ne parlano? No. Ma ho trovato una cosa che somiglia a una mappa. Però illeggibile. Inutile. Forse posso capirci qualcosa. Ecco. Sono molti dati. Li ho già esaminati. Cerca nella sezione SR Centro. Hai visto? Dati perduti. Tu non vedi la mappa? Calma. Il tuo focus è un modello più vecchio. Il sistema operativo non può leggere i dati dopo il 2050. Ma posso condividerli con te. Condividerli? Tu vedi ciò che è perduto e proibito. Non è perduto né proibito, è un formato diverso. Ecco, è lì che devo andare. Ma è impossibile. È da una settimana che cerchiamo di entrare nel complesso. La via è ostruita da macerie. Quindi sapeva dove dovevo andare. Tunnel? Pare che si apra da qui. No. Penso che quelli siano i controlli per l'accesso, ma non riesco a leggere i dati per attivarli. Beh, proviamo con il mio focus. No?
Queste console vanno azionate simultaneamente, ma non ne ho la certezza. Beh, in effetti non sappiamo nulla, insomma, del continente europeo. Abbiamo già ottenuto risultati modesti, ma promettenti nella ricerca sulle proteine di insetto. Ted Faro è un vicolo cieco, abbiamo 12 concorrenti più avanti di noi sulle proteine d'allevamento. I nostri stanno facendo di tutto per aumentare il rendimento e quando no, cancella il programma, oggi. Siamo in vantaggio sul sequenziamento dei geni delle piante, ma voglio che tutti i programmi siano collegati alle mietitrici su cui sta lavorando il team di robotica. Vuoi che gettiamo 6 mesi di ricerca nel cesso? Secondo la nostra IA, le piante che state creando non reggeranno ai raccolti automatici. Mi hai chiesto di nutrire chi muore di fame, Ted. Quelle ricerche potrebbero servire. Li nutriremo e come? Con una mietitrice Faro. Troppo poco preavviso, non abbiamo tempo per riconfigurare tutto. Devi pensare più in grande, Tara. Cos'è che hai scritto al team stamattina? Una di quelle citazioni che hai sempre pronte. Se ho visto più lontano è perché sono salito sulle spalle di giganti. Isaac Newton. Beh, Newton non aveva le risorse che abbiamo noi. Non avrebbe neanche potuto immaginare gli orizzonti che si aprono di fronte a noi. Siamo noi i giganti ora. Vabbè, Ted, ciao. Ok. Autenticazione. Bene, ci siamo. Farò come dici. Gli antenati ci mostrano la via. Forza, andiamo. Vuoi che venga insieme a te? Senza di te non avrei aperto quel tunnel, no? Oppa. È caduto. Stando alla mappa, più avanti c'è un'altra uscita. Stammi vicina. Fammi strada. Premuto per sbaglio, vabbè. Siamo scesi in un attimo. Ah, tu sei ancora su. Beh, era un po' lunga, in effetti. Siamo davvero riusciti a entrare. Tremavo al pensiero di trattenermi ancora qui con quei soldati. Dal modo in cui massacravano i selvaggi che si avvicinavano. Era come se ci provassero gusto. Non rappresentano la mia gente, credi? Se lo dici tu. Ma qua impazziscono tutti? So. Chiunque tocchi questa terra, non so, diventa un massacratore, non so, callito. Boh. Splendida fiamma. Stiamo indietro. Oh, cioè? È stato rumoroso. Esplosione, sì. Qui, codice aberrante recuperato dalla Serra della Fas. Va bene. Deve esserci un modo per uscire. Pacche. Qua. Cos'è quella roba nel muro? Ma perché non funziona? Scusa. Ma, ah, ok. Di qua. Ok. Dai, ho già capito che lei si unirà alla squadra. Così. Un vicolo cieco. Meglio se proviamo altrove. Aspetta. Perché non proviamo quel tunnel più piccolo laggiù? Quale? Questo? Stando alla mappa, l'uscita è da questa parte. Aspetta, che qua. Esatto. Un po' di lingotti. No, abbiamo sbagliato strada. No, invece no. Tutti i soldi, oh. Fosse per me, tornerei in superficie.
Già, sembra di essere in una tomba. E qui, ah, di qua. Su. Buon segno. Quello? Vanno e vengono dal complesso più volte al giorno. Solo gli antenati sanno perché. Gli antenati sono morti, Alva. Ovvio. Per questo sono antenati. Abbiamo problemi più urgenti. Dietro di me. Aspetta, qui ho visto... Vita nella serra. Ha sabotato il progetto. Hai idea di quante vite abbiamo rischiato di perdere per una tresca? Ci stiamo impegnando per recuperare più dati possibili. Nel frattempo abbiamo sprecato settimane senza arrivare da nessuna parte. Il progetto di Kochansky avrebbe potuto essere la risposta. Possiamo dimenticare che la libido del dottor Kochansky ha giocato un ruolo piuttosto importante? Non tanto importante, dai. Così non ci aiuti a Crofi. Possiamo concentrarci sulla propagazione delle piante, non sulla riproduzione degli umani. Esatto, il nostro compito, la nostra responsabilità è di produrre questi raccolti. Ecco perché ho deciso di assegnare la dottoressa Samuelson a un'altra squadra. Anche dopo che ha sabotato un progetto e dovremo recuperare in qualche modo il tempo perduto. Come? Già lavoriamo tutte le sere, tutti i weekend, il che ha ridotto il livello di infedeltà. I livelli di infedeltà. Così non ci aiuti, Acrofi. Charles Darwin, un uomo che osa sprecare anche un'ora del suo tempo, non ha scoperto il valore della vita. E quante vite stringiamo nelle nostre mani. Quindi faremo tutto il necessario per portare a termine il lavoro. Questi citano, vabbè, Albert Einstein. Due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana. Come è stato dimostrato dalla dottoressa Samuelson, siamo d'accordo che dobbiamo liberarcene? Non va da nessuna parte, ordini dall'alto. Faro, ma certo, non è tipo da preoccuparsi delle questioni etiche. Finitela voi due, prendo nota delle vostre obiezioni. Non insistete, se non volete che disattivi completamente il sistema di messaggistica. Vabbè. Tutto ciò prima del problema delle macchine, ovviamente. Di Faro. Le posso usare per riempire la sacca? Ok, ma... aspetta. Uscita qua. Macchine. Possiamo affrontarle o azzerarle? Decidi. Queste mi hanno già visto. Okay. Aspetta. Foratella tracciatore. Ah, il longipede. Il fuoco è uno spreco di tempo. Squarciavento ardente. Ma noi le affrontiamo, ovviamente. Non sono molto forti. Insomma, basta prendere nel punto giusto. Luce rossa. Ma no, ce ne erano vicini. Ah no, ok. Ok. Abbiamo. Questo è ardente, no? Aspetta. Vuole un po' di fuoco. Questo congelato. Ah, si è scongelato subito, eh.
E tu? Attenzione. Un po' troppo fuoco. Vai, stordito. Ok. Un po' di risorse. Poi... no, mancato. Un peccato! Guarda! Si vede un punto debole! Ora sono dei guai! Però sembra che stia divertendo, eh. Ecco! Nessuno combattere le macchine come te. Vabbè, le macchine quindi le conosce, quindi... Madonna, ma che plasma. Anche da dove viene lei ci sono, ovviamente, essendo Gaia un sistema di terraformazione globale. Non ho mai pensato, insomma, all'Europa, a dir la verità. Se viene da lì, però parla di oltreoceano. Ti aspetto qui, allora. È l'unico continente che mi viene in mente, quindi... Aspetta, qui c'è nient'altro. Dobbiamo andare di là. Qua non ci si può arrampicare. Allora andiamo qui. Lì. Ah, guarda, ci arriviamo. Aspetta. Sì. Fatto. Sono dietro di te. Sì, però dobbiamo arrivarci, aspetta. Qua c'è qua. Ok, c'è una scala. Ok. Vai, ok. Apri condotto. Siamo arrivati. Forse potremmo usare quel portello per terra. È come quello che abbiamo usato prima. E ci sono anche delle console. Ma sono irraggiungibili. Resta qui, vedo cosa posso fare. Qua serve una chiave. Serve una chiave per questa serratura. La stelliera per batterie. Prendi. Ah! Non si muove. Non è quello giusto. Credo di riuscire a spostarle. Benissimo. Oh, c'è uno spazio là dietro. Una chiave. Mi servirà. Questo? Scorte. Che altro roba da vendere. Ecco fatto. È un sistema di trasporto di qualche tipo. Lo puoi muovere fino a me? Direi di sì. Così tu ci salti sopra e io ti faccio arrivare fino alla console. Esatto. Aspetta, ma... ferma, lasciami solo... ah, ok. Ce l'ho fatta! Mo, ti posso spingere? Ma ok, non... aspetta.
Aspetta. Bene. Salto. Ce l'ho fatta. Sono alla console. Aspetta. Ci sono dei dati. Molti. Ma è tutto bloccato. Qualcosa impedisce l'accesso. Se non lo sblocco, la mia missione qui è fallita. Alva, ti aiuterò come posso, va bene? Ma prima andiamocene da qui. Sì, dobbiamo aprire il portello. Vediamo. Bene, sblocco un'unità di stoccaggio. Devo spostarlo. Dentro deve esserci una cella d'energia. Ho la cella d'energia. Poi cerca di entrare nella stanza del generatore. Va bene, comincio. E dov'è? Qua che devo inserire la batteria. Ah, aspetta. L'unità di stoccaggio è qui in giro. Ma non posso portarla qua, però. Ecco, ah, ecco, ok. Mi avverti prima di far esplodere una parete? Tanto te sei ci proverò. Tanto te sei lontano. Bene, le porte hanno di nuovo energia. Ora puoi raggiungermi. Arrivo. Le porte. Quelle di sopra. Bene, dobbiamo azionare le console simultaneamente per aprire il portello. Io vado all'altra console, tu resta qui. Non c'è nient'altro. Va bene. Sei pronta? Al 2. 1, 2. Avvio test di vulnerabilità spina adamantina, numero 12C15. Bene, dobbiamo andare lì. Campo magnetico attivato. Conversione biomassa avviata. Cosa? No, 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 no. Come si spegne? Ah, ho capito. Sicure disinserite. Impossibile annullare. Che cos'è? È come finì il mondo. Test completato. Integrità strutturale spira adamantina inalterata. Che cosa abbiamo visto? Alva, vediamoci giù. Ti passo un file, d'accordo? Registro Olmo, credo sia martedì. Il 2? Non importa. Una nota per la fine del mondo. Il massimo dell'ironia.
Abbiamo creato la conversione della biomassa. Cibo infinito per macchine infinite. E ora lottiamo contro il tempo per capire come procurargli un'indigestione. Beh, funziona. Le macchine non potranno cibarsi delle spire. Ma faremo in tempo a usarle? Dio, lo spero. Non riesco a capire. Gli antenati furono annientati. Il lascito non lo dice? L'era delle ceneri. Ma molti dei dati al riguardo sono perduti o proibiti. Beh, hanno creato macchine che hanno divorato la vita. Come hai visto? È un miracolo che ci sia qualcosa. Non voglio saperlo! Non sono qui per questo! Io voglio la sapienza degli antenati per salvare il mio popolo! Non conoscenze proibite sui loro peccati! Devo trovare qualcosa di utile, qualcosa da portare indietro! I supervisori mi puniranno. O peggio, morirà della gente. Ti rendi conto? La mia famiglia. Mia sorella. Aveva 14 anni quando sono partita, era già scheletrica. Moriranno di fame. Alva. Alva. Capisco. Credimi. È difficile da spiegare, ma noi due abbiamo lo stesso obiettivo. E se riuscirò, al tuo popolo non servirà alcuna sapienza. Le cose, beh, si aggiusteranno. Io posso anche crederti, ma la mia gente no. Devo riportare indietro qualcosa. Bene, alla stazione Test Edera, se capirò come eliminare quei tralci, allora potrò accedere al nucleo dati. Quello che cerco è lì. Sono certa che se lo prendo, ci darà accesso a tutti i dati custoditi in questo posto. E avrai qualcosa da riportare a casa. Non sono sicura di capire. Ma ogni segreto ha le sue tortuosità. Un divinatore persevera. Va avanti. Ti seguo. Muoviamoci. La stazione Test Edera non è lontana. Quindi qua praticamente, se non ho capito male, hanno creato appunto il convertitore di biomassa, poi hanno dotato le macchine di faro e poi è avvenuto quello che è avvenuto. Però forse stavano cercando anche il modo di invertire il processo. Sì, creare un'indigestione, ha detto il filmato. Boh, poi non ce l'hanno fatto. Ovviamente, in ogni caso, ben lo sappiamo. E va bene.